Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordet. Al Prestour della Camera di Commercio Viterbo e Union Camer Lazio per Experience Tuscia con Agostino Cecchini, guida turistica. Questa Tuscia. Allora, inquadriamo subito geograficamente il luogo dove ci troviamo e diciamo subito che siamo nel nord del Lazio, quindi geograficamente nel centro Italia, ovviamente, in una zona che, diciamo, prende il nome dagli Etruschi, ossia il modo con cui i Romani chiamavano gli Etruschi, ossia Tusci. Già ho nominato un popolo importante che ha definito e condizionato fondamentalmente la cultura e la tradizione di questo territorio, sia, diciamo, nell'epoca che succederà quella etrusca, quella romana, e poi l'epoca ancora successiva, quella medievale. Infatti noi nel nostro percorso dei 3 giorni abbiamo potuto ammirare appunto bellezze sia di epoca etrusca, sia di epoca romana, sia di epoca medievale. Poi ovviamente, come è venuto nella storia italiana, ci sarà il Rinascimento, quindi nei giretti che abbiamo fatto appunto nei centri storici abbiamo potuto ammirare anche i palazzi rinascimentali delle famiglie nobili che appunto diciamo vivevano in questo territorio e lo gestivano più o meno in maniera amichevole, spesso però si scontravano, però diciamo che nel Rinascimento lo scontro era più economico piuttosto che di guerre. Infatti, mentre spiegavo la storia del territorio, capitava spesso di appunto definire e sottolineare gli attriti che c'erano tra le famiglie nobili, soprattutto però nel periodo medievale, quindi parliamo di un lasso di tempo che va soprattutto dal X secolo, XI secolo, appunto al Rinascimento, quindi al XV-XVI secolo. Tra l'altro siamo alla radio, quindi è un po' difficile, c'è un portale che poi vi diremo dove poter vedere le notizie salienti, o meglio i percorsi, perché siamo all'interno della Via Francigena. Ecco, facciamoci uno spot, utilizziamo il mezzo. Perché venire in Tuscia? Venire in Tuscia perché per primo attraversò la Tuscia il nostro caro Sigerico, perché se non c'era Sigerico nel 990 che da Canterbury veniva appunto a Roma, noi adesso non potevamo nemmeno nominare appunto Francigena o la Via per la Francia. Quindi per questo dobbiamo ringraziare innanzitutto colui che ha in un certo senso creato tutto ciò, anche se prima di lui altre, diciamo, condottieri, viaggiatori hanno comunque annotato delle località, ok? Però diciamo che lui è stato il punto di riferimento importantissimo per questo percorso. Dalla Tuscia con Agostino Cecchini è tutto, a domani.